Avete mai sentito parlare del vaso di Pandora? Si dice infatti a volte non aprire il vaso di Pandora, come per chiedere a qualcuno di non scoprire un segreto pericoloso. Ma vi siete mai chiesti chi fosse Pandora e quale fosse la storia del suo vaso? Questa storia, in realtà, inizia molto prima di Pandora. Inizia in un mondo diverso, dove anche gli uomini erano diversi. Gli esseri umani, infatti, a quei tempi erano immortali, non morivano mai, non avevano quindi bisogno di figli e figlie, ma la notte per loro era lunga e senza luci. Zeus, per punirli, gli aveva tolto il fuoco, non potevano più sentirne il calore. Il fuoco, come sapete, è fonte di vita, illumina. Serve per cucinare, scaldarsi. Senza di questo gli esseri umani erano sì eterni, non morivano mai, ma erano anche freddi, erano ciechi, mangiavano senza gusto, erano insomma infelici. Zeus, il re dell'Olimpo, il capo di tutti gli dèi e le dee, li guardava dall'alto e li trovava molto facili da governare. Erano sempre gli stessi, non crescevano in numero, non diminuivano, non davano problemi, non sembravano capire il tempo o le stagioni. Doveva tenerli sotto controllo, non permettergli di diventare troppo forti, tanto da poterlo sfidare. Poi, finalmente, qualcosa cambiò. Il titano Prometeo decise di aiutare gli uomini. Era infatti sempre stato buono con loro, generoso. Li voleva intelligenti, saggi e puri di cuore. Per salvarli da quella lunga e terribile oscurità, rubò il fuoco agli dèi per portarlo sulla terra, regalarlo agli uomini. Col fuoco tutto cambiò. La notte venne rischiarata dai lampi dei falò accesi nelle grotte. Il cibo venne cotto, le ombre si allungarono contro le rocce. Zeus, però, vide cosa stava capitando sulla terra e si infuriò. Come aveva osato Prometeo donare qualcosa agli esseri umani, cambiare gli equilibri che lui aveva creato e deciso, sottrarli alla sua punizione? Pensò di fargliela pagare, nel peggiore dei modi. Scelse una punizione eterna, una punizione senza fine, come eterna sarebbe dovuta rimanere la notte degli esseri umani. Prometeo venne catturato e legato a un albero sopra un monte. Ogni giorno uno stormo di corvi andava a trovarlo e gli mangiava il fegato, e ogni notte il fegato ricresceva. Allora i corvi all'alba tornavano di nuovo e ricominciavano a mangiare, e così ogni giorno. Prometeo quindi soffriva, soffriva senza tregua, ma Zeus non era felice, non era soddisfatto. Voleva vendicarsi non solo di lui, ma anche degli esseri umani che con entusiasmo avevano accettato il regalo e continuavano a non obbedirgli. Zeus ci pensò e ripensò. Alla fine decise di fare anche lui un regalo agli uomini. Un regalo in apparenza dolce, ma che nascondeva qualcosa di terribile. Chiamò Efesto, il dio del fuoco e della scultura, e gli disse di plasmare dal fango una creatura nuova, bellissima, che potesse attirare l'attenzione degli uomini. Efesto impastò e impastò e fece nascere dalla terra e dall'acqua Pandora, la prima donna della storia del mondo. La scolpì con cura, la rese armoniosa e perfetta. A quanto pare, infatti, prima una donna non era mai esistita. Pandora fu la prima a nascere così e a portare una differenza sulla terra. Pandora era molto bella, aveva la pelle chiarissima come la luna e i capelli neri come i corvi. Il suo corpo era ben proporzionato, il suo sguardo molto acceso. Tutti gli dèi e le dee
donarono qualcosa a Pandora, la prima donna, una cinta, dei gioielli d'oro, una coroncina di fiori primaverili da portare nei capelli, dei bei vestiti da indossare, ma anche astuzia, ingegno e virtù. Quindi plasmarono il suo carattere ed Hermes, il messaggero degli dèi, le diede qualcosa che cambiò la sua espressione sul volto, la rese molto attenta, le regalò la curiosità. Il suo nome, infatti, Pandora, in greco antico vuol dire tutti i doni. Pan vuole infatti dire tutto e Dora vuol dire doni. L'ultimo a farle un regalo fu Zeus in persona. Le mise tra le mani un vaso di terracotta e le disse di non aprirlo finché non sarebbe stato lui a darle il permesso. Pandora domandò subito che cosa contenesse, ma Zeus le disse che era un segreto da custodire con molta attenzione. Avrebbe dovuto portarlo con sé sulla terra e aspettare, avere molta pazienza. Capirete bene che dare a una persona un vaso ben chiuso e misterioso e donarle anche tutta quella curiosità di volerlo aprire è un piano malefico, molto furbo. E Zeus questo lo sapeva. Pandora venne mandata da Zeus sulla terra come dono a sua volta per gli uomini che non avevano mai visto una donna. Pandora raggiunse una casa bassa, quella del titano Epimeteo, fratello del molto sfortunato Prometeo, e bussò alla sua porta. Pandora ed Epimeteo si piacquero subito al primo sguardo e si innamorarono. In breve tempo si sposarono ed ebbero anche una bambina. Il suo nome era Pirra. Pandora quindi venne accolta benissimo. Tutti erano curiosi di conoscerla, di ammirarla, e lei sembrava felice sulla terra tra gli uomini. Ma il vaso le dava il tormento, perché la ragazza voleva sapere cosa contenesse, cosa ci fosse dentro quel vaso. Era troppo curiosa di scoprirlo. Ci pensava di continuo, non si dava pace. Ogni momento era buono per guardare il vaso, per scuoterlo, per domandarsi cosa potesse esserci là dentro di così importante. Una notte si alzò dal giaciglio in cui dormiva con Epimeteo e seguì il suo istinto. Decise di aprirlo, anche se Zeus non le aveva dato il permesso. Era sicura contenesse qualcosa di prezioso. Lo osservò, lo scosse, lo annusò, bussò sul tappo, ma non riuscì a capire cosa potesse esserci. Allora si decise e levò il tappo dal vaso. E da lì non uscirono dei buoni profumi, non si vide brillare qualche gioiello, ma una nube nera invase la stanza e si buttò oltre la soglia della casa per andare nel mondo. Dentro il vaso, infatti, Zeus aveva chiuso le malattie, le carestie, i dolori, le tristezze, tutti i mali che gli uomini ancora non conoscevano. In una volta sola, quindi, i peggiori malanni entrarono in tutte le case e le grotte e colpirono gli uomini, li resero deboli, mortali. Gli esseri umani quindi persero l'immortalità, l'eternità, e guadagnarono il fuoco, la luce, ma anche il dolore. Proviamo però a pensare a Pandora, che da poco conosceva il mondo e gli uomini e che era stata ingannata da Zeus. Lei pensava infatti di trovare una sorpresa nel vaso, qualcosa di buono, qualcosa di nuovo e lucente, e invece con quel semplice gesto era diventata colpevole di una tremenda sciagura. Come si sarà sentita, secondo voi? Molto sola, probabilmente, molto, molto sciocca. Ora tutti guardavano a lei come a una criminale, colei che aveva rovinato la vita a tutti. Il mondo divenne, in breve tempo, un luogo inospitale. Le persone stavano male, erano disperate,
Temevano tutto. Scoprirono che potevano ammalarsi, cadere, provare vergogna, sentirsi invidiosi. Ogni sentimento negativo gli era entrato nel petto. Epimeteo rimproverò la moglie, e così fecero molti altri. E capirono che Zeus si era preso gioco di loro. Aveva lasciato che si punissero da soli, accogliendo Pandora con il suo vaso pieno di malattie. Eppure non fece solo questo Pandora, ma quando sentì che ancora qualcos'altro si muoveva sul fondo del vaso, lo aprì di nuovo e liberò nel mondo un ultimo dono che Zeus non aveva previsto. Questo dono era la speranza. Questa era rimasta sul fondo e non era riuscita ad uscire in tempo, perché Pandora rapidamente aveva richiuso il vaso dopo la fuga di tutti i mali, spaventata da quello che le stava capitando. Con la speranza, gli uomini riuscirono a trovare un modo per vincere le malattie, le sciagure, le paure, perché immaginarono un futuro migliore, più luminoso, un futuro di fuoco. Quindi, la prossima volta che vi diranno di non aprire il vaso di Pandora, voi forse potreste rispondere che non avete così paura di farlo, perché sul fondo, ad aspettarvi, ci sarà sempre un po' di speranza.